la scelta di giocarla il lunedì sera. Inter che arriva da una settimana molto travagliata, 14 minuti di gioco con Bergomi, il tocco di Coe per il Ciolo. Ciolo che può allargare sulla destra per Saverio, Saverio mette profondo per Baggio, Baggio attenzione, il taglio di Ronny, la palla è buona, Ronny solo, e Ronny che va, attenzione, salta Consel, porta vuota, e gol di Ronny. Chiama a sé Bergomi, grande palla di Roby Baggio, Ronny parte sul filo, si beve come un crodino Consel, op, porta vuota, questo lo segnavo anch'io, potremmo dire, ed è il gol del 1-0, Inter che va in vantaggio al quarto d'ora, 16 minuti di gioco. Vedete che sullo slancio prende in contrattempo Michael Consel, ma la deliziosa giocata di Roberto Baggio che pesca il taglio di Ronny, porta vuota, Inter in gol, tutto bene, andiamo avanti con le immagini, 1-0, Inter che sta sfatando questa legge dell'Olimpico dove non riesce a portare a casa punti da tante stagioni. Ronny, Inter che ha trovato subito il modo per sbloccare il match, è un'altra Inter rispetto a quella vista nel match casalingo contro l'Udinese. Il corner, la palla dentro, allontana Coe, recupera la sfera, cambia per Zanetti, Zanetti che allarga ancora per Baggio, posizione irregolare, non è fuori gioco, Baggio entra dalla destra, attenzione, palla fuori, Zamorano, il tiro, e gol del 2-0, era dopo di Paperinic, eccolo qua, viene qua, venite qua, dice il Ciolo, venite qua, venite qua. Candelà che può avanzare, palla al piede, morbido il tocco, la testa ancora di Bergomi che allontana Gigi Di Biagio, adesso la Roma sta schiacciando l'Inter lì, Quadrini avanza sulla destra, il giovane che ha debuttato quest'anno nel massimo campionato, va dentro, attenzione, e c'è un intervento. Cosa ha visto l'arbitro? Ha visto una giocata irregolare di Bergomi su Paolo Sergio, vediamo. Se la ride Roy Hodgson, non è dello stesso avviso. Vediamo se abbiamo una ripetizione dell'immagine, perché abbiamo visto la caduta di Paolo Sergio, ma onestamente il tocco di Bergomi ci è sfuggito, penso che sia sfuggito ai più. Non ci sono molte proteste, però questo mi lascia pensare che forse ci sia stato il tocco dello zio su Paolo Sergio. Intanto il Ciolo va a fare azione di piccolo disturbo. Lo rivediamo, la palla dentro di Alenicev e lo prende per una mano, l'ha preso per una mano, lo trattiene per una mano, calcio di rigore, Totti contro Pagliuca, parte il tiro e c'era arrivato, palla che è terminata direttamente fuori. E allora riparte l'Inter con Zanetti, Baggio, Baggio per Ronny, attaccato, anticipato da Zago, buono l'intervento di Di Biagio, recupera la palla ancora Saverio, Saverio che va da solo, attenzione, Saverio che va da solo, la mette dentro, parte sul filo e fuori gioco Zamorano, attenzione il tiro, morbido il tocco e gol! Morbido tocco e gol di Paperinic! Questo non è nel suo repertorio, potrebbe dire qualcuno, e invece no, errore blu! Molto abile! Vede Consel uscire, lo beffa con un pallonetto sul palo opposto. Inter che al 34esimo trova il gol del 3-1, come vedete il lancio si infila bene, scavalca Consel anziché cercare il colpo potente di Francesco. Candelà converge, mette in avanti per Totti di Vitellaria, si deve girare, si lascia un po' cadere a terra, dice tutto a regolare l'arbitro. Saverio può rifar ripartire l'azione, ancora Di Biagio. Di Biagio cambia gioco sulla destra, Roma che cerca la manovra avvolgente, Tommasi, la palla dentro, attenzione, colpo di testa di Paolo Sergio e gol, tutto solo Paolo Sergio. Consel tocca per Zago, tanto lo rivediamo ancora una volta, non è uscito Pagliuca, Pagliuca prima fa il cenno di uscire, poi si ferma, Paolo Sergio va avanti per la sua strada, Simeone vede Pagliuca che esce, si ferma, pensando che fosse in vantaggio, e quindi Roma che ha riaperto il match. Candelà 3-2, calma ragazzi, Gigi Di Biagio potrebbe allargare per Quadrini, tocco per Aldair, Aldair per il giovane Quadrini, Quadrini che avanza, alza la testa, tocca corta per Paolo Sergio, doppia finta, il suo cross dalla parte opposta, il colpo di testa di Del Vecchio e gol, incredibile, pareggia la Roma, terzo minuto 3-3. Che mette profondità per Zamorano, Zamorano che cerca di andare,
perde il pallone Baggio, Zamorano, è buono il contropiede, attenzione Zamorano, c'è Ronny solo, la mette! E gol di Ronny, e ancora noi, 4-3, spettacolo all'Olimpico! Palla per Ronny, Ronny che tocca il pallone in avanti per Saverio, Saverio cross dentro, è attento Tommasi a chiudere, palla fuori, colpo di tacco di Paolo Sergio, delizia per Di Francesco che se ne va, mette la freccia di Di Francesco, la palla dentro per Del Vecchio, si deve girare, Colonnese su di lui, palla fuori, arriva Paolo Sergio, svirgola il pallone, un tiro cross di Di Francesco ed è il gol del 4 pari. Sbaglia il tiro, ne esce una palla morbida per l'area di rigore dove Totti appoggia per Di Francesco tutto solo. C'è Baggio che andrà a mettere la solita perla di saggezza verso il centro dell'area, vediamo. Barrierina 2 che chiama Consel, parte la rincorsa di Baggio, tutto è pronto. Fa una finta, voleva mettere palla fuori, si riprova. Palla dentro, attenzione il Ciolo, è gol! È gol di Simeone! È gol di Simeone, 5-4! Che emozione all'Olimpico! Palla morbida di Roberto Baggio, leggermente arretrata, arrivato in corsa al Ciolo, come è sua abitudine, e l'ha piazzata, sì, dice, l'abbraccio con Papere Nick. 5-4, signori, forse stendete a credere, 9 gol, 5-4, 42, 3 minuti alla fine, vedete che di testa entra, brucia tutti, soprattutto Tomic, e la mette sul palo lontano dove Consel può solo guardare. La pennellata, eccola qua, la perla di saggezza di Roberto Baggio, il colpo di testa perentorio del Ciolo, e con le immagini andiamo ai minuti finali. Un fallo su Tommasi, forse c'è una ammonizione, no, dice, e lo trattiene per il pantaloncino Tommasi, se n'è ancora viva Fre. Assistenza di petto di Del Vecchio, adesso fa uscire i compagni, è pronto a rilanciare, vediamolo il rocker, il suo pallone lungo in zona in cui va da solo a gestirsi questa palla Baggio, la controlla bene, attenzione Baggio, tenta il numero, cade a terra, calcio punizione, siamo in Baggiolandia, attenzione, e ha controllato bene il pallone, era l'uomo più avanzato Baggio, a quel punto ha cercato di aspettare l'arrivo dei rinforzi come facevano i soldati assediati a Fortalamo, aspettavano un rinforzo mai arrivato. Calcio punizione, Ronny, Jorkef, Baggio, 3 per un gol, vediamo, intanto il cronometro dice che sono 90, siamo in recupero, Baggio, Ronaldo e Jorkef, si allontana DJ, no, è ancora lì, no, si è allontanato, si allontana anche il Ciolo, si allontana anche Ronny, hanno deciso, calcio a Baggio, il Ciolo si mette lì davanti a far disturbo, parte Baggio, alta, e l'aveva messa là dove le ragnatele si annidano, e vediamo il tocco morbido ed eccolo qua il fischio finale del signor Collina, l'Inter espugna con una prestazione spettacolare l'Olimpico.